Quale futuro per il Tribunale di Nocera Inferiore? Se ne è discusso durante il convegno organizzato dalla Libera Associazione Forense, presieduta dall'avvocato Luigi Montella. Alla presenza degli onorevoli Federico Conte ed Enrico Costa, di componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, oltre che di esponenti del Tribunale Nocerino e delle Forze dell'Ordine, si è discusso di tanti temi. L'avvocato Montella ha sottolineato che per troppo tempo ci sono stati silenzi assurdi sulla condizione del Tribunale, che appare isolato. E prendendo spunto anche dal rapporto Censis sull'avvocatura del febbraio 2021, ha evidenziato la sofferenza in cui versa la categoria forense, a causa in particolare del carico fiscale, ma non solo. Ma entriamo nel merito, ecco alcuni spunti emersi dall'incontro. La finalità di questo convegno è quella di creare un momento di interlocuzione tra i vertici degli uffici giudiziari e alcuni parlamentari che compongono la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e questo al fine di avere un'attenzione per il nostro tribunale che insiste in una zona ad elevata incidenza criminale. In effetti noi ci proponiamo di attenzionare il tribunale onde consentire ai parlamentari della zona di poter intervenire per l'aumento di organico, sia in termini di personale amministrativo che di magistrati, perché il Tribunale di Nocera Inferiore sconta una gravissima carenza di organico, soprattutto per l'ambito del personale amministrativo e soprattutto nell'ambito dei ruoli apicali. Il Tribunale di Nocera Inferiore e la procura che io rappresento necessita di adeguamenti sia strutturali in materia di spazi. Chiaramente dobbiamo farci bastare quelli che abbiamo, ma bisognerà organizzarli meglio, ma soprattutto di personale, perché certamente l'obiettivo in questo momento è quello di smaltire l'arretrato, però bisognerà sicuramente pensare anche ad assicurare anche una qualità migliore, oltre che più rapida. Il carico diventa sempre più pesante, però con nuove risorse e con una migliore organizzazione potremmo riuscire ad avere dei ruoli e quindi un carichi di lavoro per i singoli giudici sopportabile. Questo naturalmente comporterà una riduzione dei tempi di lavorazione e quindi per arrivare alla sentenza. Il cittadino sicuramente ne avrà un beneficio. Noi come Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore abbiamo più volte segnalato queste problematiche, sia ai capi degli uffici giudiziari, sia anche agli ispettori ministeriali che hanno fatto un intervento nei mesi scorsi, però al momento sono state ancora disattese le nostre richieste. Speriamo che anche attraverso questo incontro quest'oggi, alla presenza di onorevoli delle istituzioni, si possa comunque accendere i riflettori sulla problematica del nostro tribunale. È una condizione non soltanto del Tribunale di Nocera, ma che a Nocera si è fatta troppo pesante. Nella graduatoria nazionale il Tribunale di Nocera è segnalato come uno di quelli con maggior arretrato e maggior tempo di evasione delle singole pratiche. Anche per questo la Ministra della Giustizia ha disposto l'arrivo qui a Nocera di 50 nuovi operatori dell'ufficio del processo, 50 nuovi assunti che aiuteranno i giudici a smaltire l'arretrato. È un rapporto di 1 a 5, uno dei più alti d'Italia, proprio perché c'è esigenza di molto velocizzare e snellire le procedure per l'evasione del contenzioso civile ma anche penale. Io ero ministro, ma mi sono occupato direttamente per l'istituzione di questo tribunale con Giuliano Vassalli. E ha annunziato l'istituzione di questo tribunale a Deboli, Vassalli, insieme a me.